Tantissimi profughi, lo abbiamo sentito, che devono essere per forza di cose distribuiti, smistati in tutta l'Italia, da nord a sud. Questo è il campo che è stato allestito a Bresso, siamo alle porte di Milano. I primi arrivati sono 350, sono profughi che hanno attraversato sui barconi il canale di Sicilia scappando da fame, guerra e disperazione. Ieri sono stati trasferiti in pullman alle porte di Milano. Tendoni e container riscaldati, così qui a Bresso è stato allestito un campo profughi per l'accoglienza temporanea dei migranti in arrivo dall'Africa subsahariana e dalle coste libiche. Dopo aver raggiunto Lampedusa, il loro viaggio fa tappa qui, in una struttura attrezzata per identificazione e controlli sanitari dai richiedenti asilo. No, I was out. I don't see them. Questo ragazzo ospite del centro di accoglienza dice di non essere tra gli ultimi arrivati. Lui, scappato dal Mali, i nuovi non li ha incontrati, ne ha sentito parlare da altri. Ci dice che già questa mattina ci sono stati dei trasferimenti. Di fatto, questo di Bresso è un hub di smistamento. Dopo essere stati fotosegnalati e rifocillati, entro 24, massimo 48 ore, i profughi verranno trasferiti in piccoli gruppi verso altre destinazioni. Oggi sono previsti nuovi arrivi. In una situazione del genere, anche questa povera gente... Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mandarla via?